c'era un tempo in cui le persone potevano uscire e la loro passione principale era quella di fare le foto a qualunque cosa. Venite con me, adesso passiamo nel portale magico e vi faccio vedere prima che cosa succedeva. Io prendo un cornetto e un cappuccino. Io una spremuta e un tramezzino, grazie. Facevano le foto a qualunque cosa. Se mangiavano, se andavano in palestra. Devo fare un selfie, devo fare un selfie. Anche il papi faceva la palestra, ma a modo suo. Ricordo quando andavano al lavoro, erano sempre arrabbiati. Oh, e perché mi passi davanti? Non ci vedi? Fai la fila! E che cazzo? E poi io dovevo ricordare alla mamma con la mia vocina che il telefono a volante non si usa e che bisogna mettere la cintura di sicurezza. Poi arrivò il virus cattivo e le persone furono costrette a stare dentro casa con il loro telefono a fare le fotografie a qualunque cosa. Erano sempre in cucina. Cucinavano i dolci e poi gli facevano le fotografie. Facevano il pane e poi gli facevano le fotografie. Onestamente mi sembravano un po' stupidini, ma a me non importava perché mi diceva sempre il papi che... Io te lo do, ma dopo ci facciamo una foto insieme? Poi mi sono reso conto che la situazione stava diventando preoccupante quando hanno incominciato a vestirsi bene dentro casa per fare le fotografie mentre pulivano il pavimento, mentre prendevano il caffè. Il papi addirittura una volta vicino a una presa elettrica, mentre mamma spolverava i bicchieri, quando il papi cambiò quella lampadina, si sentiva un uomo migliore perché aveva fatto una cosa difficile secondo me. Stranamente mi stavano sempre in mezzo alle zampine e mi facevano tante foto. Il papi poi aveva scoperto la sua passione per i fiori. La mamma invece si riscoprì un ecologista e faceva le foto con le bottiglie di plastica. Anche se adesso sono sempre a casa e mi fanno tante foto, l'unica cosa positiva è che non sono più da solo. Vi volevo dire l'ultima cosa. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale. Commenta e lascia un like se vuoi un'altra storia. Ciao, al prossimo racconto! Noi cani li amiamo, e tu?